Buonasera a tutti, benvenuti. Eccomi, ciao Maria. Ciao Andrea. Tutto Come stai? Tutto bene? a posto, sì, grazie. Bene, bene. E te? Vedo che... Sì, dai, tutto bene, tutto bene. Giornata lunga. Vedo che anche Corrado ci saluta. Ciao Corrado e Roberto anche. E vedo che il numero di partecipanti inizia a salire. Ciao Umberto. Vediamo che ci sono alcuni abitué del webinar, Roberto, Umberto, Corrado in particolare, anche Giuseppe, che ci seguono sempre. E ci sono anche delle new entry, a quanto pare, quindi bene. Sempre, siamo Perfetto. sempre contenti di, come dire, incrementare il numero di utenti in Linux in Italia, vediamo, aumentare la community italiana. Volevo, già che c'ero, magari volevo iniziare dicendo per chi ancora non lo sapesse che abbiamo anche un gruppo Facebook per appunto gestire la community italiana di utenti in Linux, in cui è possibile porre alcune domande, scambiare opinioni con altri utenti. Ovviamente non è un canale di supporto tecnico, per quello chiediamo comunque di mandare le vostre mail a support@linux.com per ricevere appunto assistenza tecnica, oppure di contattare anche me direttamente per questioni commerciali, però sì, esatto, anche quello sicuramente come il forum del resto possono essere canali utili per interagire con gli altri utenti e scoprire magari qualcosa di più riguardo a Linux. Bene, detto ciò, direi che possiamo cominciare. Come detto, appunto, si sta un po' popolando il webinar e direi che posso iniziare condividendo il mio schermo e iniziando con la solita introduzione generale, poi passeremo all'argomento di oggi, che è ovvero le relazioni tra tabelle. Maria ci mostrerà un po' tutti quanti i tipi di relazioni esistenti in Linux e darà un po' di suggerimenti in merito. E per finire, ovviamente, come al solito, sezione di Q&A per domande e risposte rapide. Se ovviamente avete delle domande, vi chiediamo gentilmente di usare anche la sezione apposita, Q&A, così da poter rispondere direttamente in maniera scritta oppure invitandovi nel pannello o comunque rispondendo a voce verso la fine del webinar. Avendo detto ciò, ok. Inizio a condividere il mio schermo facendo la nostra solita introduzione, soprattutto per chi è nuovo e si affaccia per la prima volta al mondo di Linux, che Linux appunto è una piattaforma di sviluppo per creare applicazioni business di diverso tipo. E Linux permette sicuramente sì, di collaborare in cloud con altri utenti, creando app personalizzate e lavorando indipendentemente dalla propria postazione, ma ovviamente lavorando dappertutto con qualsiasi dispositivo e da qualsiasi browser quando lo si utilizza online. Sul nostro sito è possibile trovare sul blog, ad esempio, costruzioni, ma anche da marketing piuttosto da aziende. Potete trovare ad esempio anche esempi di inclusioni nell'ultimo Linux 3.0. Andrea, sembra che si sta tagliando un po' la connessione. Non so se sono solo io, ma... Spero che per gli altri funzioni. Provo un attimo a mettere. Forse adesso potrebbe essere un po' meglio. Spero che vada meglio. Sì, sembra meglio adesso, grazie. Ottimo, perfetto, sì. Quindi dicevo appunto che sul nostro blog è possibile scoprire un po' di modi in cui Linux viene utilizzato da altri utenti,
piuttosto che da aziende provenienti da vari settori, ed è possibile anche trovare alcuni esempi, ad esempio con le nuove funzionalità incluse nell'ultimo aggiornamento 3.3.0 e così via. Quindi sicuramente questa può essere una buona fonte di ispirazione. Per quanto riguarda le nostre linee di prodotto, oltre ai prodotti individuali, quindi le app per smartphone, tablet e Mac. Sicuramente il nostro prodotto di punta è Ninox Cloud, che permette di utilizzare appunto Ninox con altri utenti, condividendo i database sul cloud. Mentre con l'opzione Enterprise, riguardo alla quale è possibile ottenere più dettagli contattando direttamente il team commerciale, che al momento per l'Italia è rappresentato da me stesso, dà la possibilità di installare Linux su un server dedicato piuttosto che sul server aziendale a partire da 10 utenti. Quindi queste sono un po' le possibilità. Per quanto riguarda invece l'assistenza tecnica, è possibile sicuramente accedere alle risorse che mettiamo a disposizione sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, quindi video tutorial, il forum di cui ho parlato anche all'inizio, il manuale utente. E, oltre al webinar in italiano, organizziamo anche altri webinar come OpenOffice, API webinar con Maria e altri colleghi hanno dei webinar anche loro settimanalmente per parlare di queste tematiche, e inoltre è possibile trovare l'indirizzo mail del supporto, e contattando il supporto è possibile anche prenotare delle chiamate direttamente con l'assistenza, chiamate di 15 minuti per problematiche tecniche. Nel caso in cui invece sia necessaria un'assistenza più dedicata, quindi nel caso qualcuno di voi voglia acquistare un pacchetto ad ore con uno sviluppatore Linux, è possibile contattare i nostri partner. Abbiamo più di 200 partner in tutto il mondo e una decina circa che parlano italiano, e contattandoli appunto è possibile mettersi d'accordo per sviluppare delle applicazioni personalizzate secondo le proprie esigenze. Avendo detto ciò, ci tenevo anche a ricordare, come abbiamo detto anche lo scorso mese, che sul nostro canale YouTube abbiamo iniziato a caricare tutti quanti le registrazioni dei webinar passati. Quindi, se volete rivedere qualche passaggio delle nostre vecchie chiacchierate, è possibile collegarsi al canale YouTube di Ninox e alla playlist Webinar in italiano. E nulla, quindi avendo detto ciò, vi ricordo che se avete domande, adesso che Maria inizierà la presentazione, potete utilizzare la sezione Q&A, oppure verso la fine apriremo appunto lo spazio alle vostre domande. E se volete anche accedere al team Webinar IT che abbiamo creato un paio di mesi fa, per accedere ai template che utilizziamo anche durante i nostri webinar, è possibile richiedere l'accesso mandando una mail a support@ninox.com e richiedendo appunto di essere invitati al team Webinar IT. Avendo detto ciò, interrompo la mia condivisione e passo la parola a Maria. Grazie Andrea. Allora, condivido qui il mio schermo. Riuscite a vedere lo schermo di Ninox? Google Chrome? Io riesco a vedere, quindi Sì, spero vada bene per tutti. perfetto. Ecco, allora, per parlare oggi delle relazioni tra tabelle, noi utilizzeremo questa base di dati che abbiamo creato in uno dei nostri webinar. Allora, se cercate nella playlist, c'è anche una webinar dove abbiamo creato questa base di dati CRM, e oggi utilizzeremo questa come nostro esempio per capire bene come funzionano le nostre relazioni tra tabelle, no? Allora, oggi parleremo un po' del data model. Ah, prima
Lasciami soltanto cambiare per italiano, così parliamo tutti lo stesso idioma. Ecco, allora, la prima cosa che parleremo oggi sarà del modello di dati, no? Il data model. E poi parleremo un po' dei collegamenti da e a, le relazioni familiari tra le tabelle, allora quelli che sono i padri e figli, no? Che è collegato con la composizione, allora parleremo un po' di questo. E le relazioni many to many, allora più a più, no? E anche poi un po' delle tabelle, come utilizzare le tabelle che non sono collegate, come ci sono qui. Abbiamo un po' di tutto in questo nostro esempio, no? E prima di entrare sul dettaglio del nostro data model, volevo mostrare qui una piccola immagine per parlare di che tipo di modello di dati stiamo parlando, no? Allora, questo modello di dati è un modello relazionale. Cosa significa questo? Che vu vuol dire che è un modello che è organizzato da tabelle composte di colonne e righe, no? E queste tabelle hanno una chiave, ogni tabella di questa ha una chiave unica e possono essere relazionate da una all'altra, no? Allora, ogni tabella ha una o più colonne, no? E ad ogni colonna è assegnato un tipo di dato specifico, come un numero, un testo, una data o un calcolo. Ci sono anche altri che abbiamo già parlato un po', il telefono, le mail, ma alla fine sono campi di testo, no? E ogni riga di questa tabella ha un valore per ogni colonna. Ogni riga è un dato che viene aggiunto nella tabella. Questo è un inizio di cosa significa, co di cos'è che vediamo oggi, no? Questo modello di dati. E qui abbiamo alcuni esempi, un esempio semplice di cos'è un modello di dati. Allora, per esempio, qui riusciamo a vedere che abbiamo una tabella padre, che è la tabella del cliente, una tabella figlio, che è la tabella delle vendite. Allora, ogni cliente avrà un numero di compre, no? E dentro di ogni vendita c'è gli articoli che sono venduti in questo caso, certo? E l'articolo è collegato con un magazzino. Allora, dentro del magazzino abbiamo la quantità, tutta la informazione di quell'articolo, no? E qui abbiamo il collegamento tra tutte queste tabelle. E ho anche preso questa immagine nel Google per mostrare un po' cosa. Perché è così? Volevo vedere questo, ma. Vabbè. Allora, ho anche preso questo modello qui per mostrare che vedendo il modello di dati è possibile anche capire cos'è quel negozio, no? Allora, di cosa stiamo parlando? In questo modello di dati specificamente abbiamo, per esempio, ho guardato un po' qui, abbiamo ognuno di questi rappresenta una tabella, no? E qui le frecce rappresentano una relazione tra le tabelle. Allora, qui abbiamo la tabella di clienti, abbiamo la tabella di impiegati, abbiamo una tabella di proprietà. Allora, penso che questo sia un negozio immobiliare, di immobiliare, no? E abbiamo dei servizi che ogni proprietà deve fare. Allora, sono una quantità di servizi che possono essere fatti in ogni proprietà e anche tutta la sezione di pagamenti. E tutto questo è organizzato con tabelle che sono relazionate tra una e l'altra. Se voi avete già fatto delle basi di dati con Access chi usa questo tipo di modello è anche Access, SQL.
Però la differenza con Linux è che Linux è low code, no? Allora non hai bisogno di conoscere completamente la struttura, come strutturare in dettaglio ognuna delle tabelle o come vanno relazionate per creare un CRM in Linux, no? Lo puoi fare e non hai bisogno di entrare così in dettaglio. Ma conoscere un po' come sono relazionate aiuta a evitare che ci sia un lavoro in doppio o può semplificare anche poi se vuoi fare delle automatizzazioni o qualche cosa del genere. Allora, fa una piccola introduzione di cosa vedremo oggi. Allora, tornando qui al nostro CRM, vediamo qui che abbiamo le tabelle. Clienti, aziende, articoli, le fatture, i prodotti, che vediamo già riusciamo a vedere che è una figlia delle fatture, e queste due che sono tabelle separate. È interessante che questa struttura qui, clienti, fatture, prodotti, articoli, è molto simile a questa che abbiamo visto prima. Qui abbiamo clienti, fatture, prodotti e qui gli articoli. Allora, la unica differenza è che in questo caso fatture è una figlia dei clienti e qui l'abbiamo fatto separato. Allora, possiamo anche farlo come una figlia, ma la relazione è praticamente la stessa. Possiamo vedere che le frecce indicano come sono relazionate, no? Allora, quando facciamo un collegamento A, abbiamo la freccia che va al cliente. Un collegamento da è un collegamento che viene dalla fattura, no? Allora, in questo caso, guardiamo le fatture. Le nostre fatture, ogni fattura che abbiamo sarà collegata a un cliente e ogni cliente potrà avere più di una fattura, può fare molte compre? Acquisti, può fare molti acquisti in questa azienda, no? Allora, in questo modo riusciamo a vedere quale è il collegamento A, fatture va collegato a clienti e clienti è collegato da fatture. Ogni volta che crei una relazione, uno sarà da e l'altro sarà a. La differenza è soltanto se è una sottotabella, una tabella figlia che è una sottotabella, allora non lo vedi bene, ma praticamente in questo caso il prodotto sarà collegato a fatture. Il prodotto sarà collegato a fatture, sì, e fatture sarà collegato dai prodotti. Allora, in una fattura ci saranno molti prodotti e ogni prodotto di questo è collegato soltanto a una fattura. No? Ok, allora, qui abbiamo visto un po' il modello di dati. Purtroppo non è possibile cambiare la posizione di queste tabelle. Allora, una volta che la base di dati è già molto complicata, diventa un po' difficile di capire cosa sta succedendo. Ma all'inizio così possiamo capire bene cosa ogni tabella, no? Allora, io avevo detto che fatture è collegato a clienti, no? Però, come abbiamo visto qui, fatture è dentro di clienti. Qual è la differenza? La differenza qua è che fatture è un figlio e il cliente è un padre. E qui invece sono collegati, ma non è un figlio e un padre. Non sono una famiglia, no? Però per cambiare questo è molto, molto semplice. Se vediamo qui le nostre fatture,
entriamo, no? Se facciamo un click qua, riusciamo a vedere tutto che c'è dentro della fattura. E vediamo anche il cliente. Ecco, allora prima di dire questo volevo forse entrare qui nelle fatture per mostrare un po' cos'è, no? Vediamo qui, questa è la tabella delle fatture. Allora, le fatture qui, come abbiamo visto, sono collegate a un cliente. Non sono collegate. Ma, ok, allora, vediamo qui che le fatture sono collegate a un cliente. Qui riusciamo a entrare nel form, no? Nel formulario dove vediamo tutte le informazioni di questo registro. E vediamo che la fattura è collegata a un cliente e a una sottotabella di prodotti. Se entriamo nei clienti, vediamo che c'è un collegamento da fatture, allora vuol dire che possiamo avere più di una fattura. No? Però questo qua non è un figlio. Se fosse un figlio, lo vedremmo così. No? Vedi qua che prodotti è dentro di fatture? Non è la stessa cosa. Una sottotabella. Ecco, esatto, è una sottotabella di fatture. Allora, se facciamo un click in questa freccia, vediamo le sottotabelle, i figli di fatture. E invece qui clienti non è un figlio, no? Ma di qualsiasi modo lo vediamo come una sottotabella. Allora, torniamo al nostro modello di dati. Per cambiare questo, per fare per fare con che le fatture sia un figlio di clienti, facciamo un click nei clienti, nel collegamento ai clienti e cambiamo la composizione. Allora qui è composizione no, se mettiamo composizione sì e salva modifiche, vedi adesso che clienti è il padre di fatture che è il padre di prodotti. Possiamo dire che fatture figlio di cliente, prodotti sarà il nipote di cliente. E prodotti è collegato a articoli. E abbiamo visto la stessa struttura qui dentro. No? Allora, vedi che non è molto diverso se una tabella è fuori o dentro, saranno sempre collegati. E in questo caso ora vediamo che clienti è un padre e prodotti e fatture sono figli di clienti, dei clienti. Allora, qual è la differenza tra avere una tabella che è un figlio e una tabella che è collegata ma non è un figlio? Qual è la differenza tra uno e l'altro? La differenza è che oltre il fatto che appariranno qui accanto, dentro di questa relazione, devi cliccare qua, una differenza importante è che se le tabelle sono, se la tabella è una figlia, vedi qui che questa, per esempio, questo cliente qua ha una fattura, figlia, che è l'ID 23, giusto? E se andiamo qui dentro di fatture, troveremo questo ID 23 qua, no? Che è di Silvia. Facciamo così per mostrare la persona, ecco. Che è di Silvia, no? Vediamo che è qui. Allora, cosa succede? Se noi cancelliamo, eliminiamo questo cliente, se noi eliminiamo, cosa succede con queste fatture? Anche questa fattura sarà eliminata. E nello stesso modo anche i prodotti che sono lì dentro. No? Questa è una delle grandi differenze, perché si fa una... In alcuni sistemi si chiama cascata, sono collegati in maniera di cascata. Forse in portoghese è così, o anche in inglese, cascata. No, ma anche, si può dire anche in italiano. Allora, qui abbiamo
per mostrare, no? Se eliminiamo questo record, che è collegato alla fattura 23, vediamo. Eliminiamo, va bene? E entriamo ora dentro di fatture. Vediamo che 23 è stato eliminato. No? Allora, questa è una delle grandi differenze quando parliamo di dei figli e quelli che non sono figli. Va bene, qui abbiamo alcune fatture, ma non sono collegate, ma non c'è problema. Allora, qui, e l'altra differenza è anche che se è un figlio non lo puoi cambiare. Questa è una cosa un po' strana, ma non lo puoi cambiare. Vedi che non c'è nemmeno l'opzione qui. Se è vuoto, sì. Se è vuoto lo puoi anche modificare, ma una volta che è diventato un figlio non lo puoi più cambiare. No? Solo se hai un pulsante, puoi creare un pulsante e di questo pulsante puoi dire che il cliente è vuoto. In questo caso puoi fare un workaround per cambiare il cliente, ma dal sistema non riesce a cambiarlo più. Va bene, allora se torniamo indietro e togliamo la composizione, che essendo figlio è una composizione sì, e se mettiamo no, cosa succede? Fatture adesso esce dai clienti, non è più un figlio, sono ancora collegati, vedi che adesso riesco anche a vedere qui, posso cambiare chi è il cliente e va bene. Ma non è più un figlio. Se torniamo nel nostro modello di dati, è tornato come era prima. Ok? Perfetto. E cosa succede adesso se io cambio? Qual era quella che stavamo guardando? Era il numero della fattura 6, che è questa qua, Maria. Cosa succede se io elimino questo cliente adesso? Se io elimino questo cliente, che penso che sia questo qua, sì, che ha questo, vediamo qui che 6 è collegato a questo cliente, se lo elimino, la fattura continua qui, ma perde soltanto la relazione, allora non è più relazionata al cliente Maria, perde il collegamento e niente, lo puoi cambiare, poi forse avevi sbagliato il nome del cliente, e lo puoi collegare all'altro cliente, all'altro record del cliente. E questa è una delle differenze principali tra quelli che sono figli e no. No? Va bene. Ok, allora, abbiamo visto questo. La relazione di padre e figlio. E ora vediamo la relazione più a più, che è la relazione many to many, o si può anche cambiare m due punti n. Puoi anche vederlo in questo modo, m a n. La relazione di più a più vuol dire che, come abbiamo visto prima, un collegamento a e un collegamento da, abbiamo, per esempio, in questa fattura abbiamo il collegamento a al cliente e il cliente ha un collegamento dalla fattura. Allora, la fattura ha un cliente e il cliente ha più di una fattura. Allora, è sempre così. Se uno è collegato all'altro, uno avrà soltanto un collegamento e l'altro avrà più di un collegamento. Ma come posso fare se voglio collegare? Adesso vediamo il caso dei prodotti. No? Il caso dei prodotti è diverso. Perché? Ogni fattura può avere più di un prodotto, o diciamo più di un articolo, no? Perché una persona va e compra
tanti articoli. Qui abbiamo soltanto uno, ma possiamo sempre creare un nuovo record e collegarlo a un altro articolo, vedi? Allora, una fattura può avere più di un articolo e ogni articolo può essere collegato a più di una fattura. No? Se entriamo nell'articolo, possiamo vedere tutte le volte in cui questo articolo è stato acquistato. Per esempio, vediamo qui il numero del cliente, della fattura. Che non ha il numero. Allora, allora c'è questa differenza. Questa è la relazione più a più, che è il caso delle fatture con gli articoli. Di nuovo, una fattura può avere più di un articolo e un articolo può avere più di una fattura. Ok? Nel nostro data model lo vediamo così. Allora, cosa significa? Prodotti è una figlia di fattura ed è collegata agli articoli. Per vederlo un po' meglio, io toglierò questa composizione. Poi la mettiamo di nuovo. Ok, allora, vediamo qui che c'è fatture e articoli. In mezzo c'è prodotti. Allora, per fare una relazione più a più, M a N, abbiamo bisogno di una tabella intermediaria. Allora, questa tabella vedi che è collegata a, no? Perché la freccia va da prodotti a articoli e va da prodotti a fatture. Vedi che questa tabella qui è collegata a fatture e collegata a articoli. Allora, quando abbiamo questo tipo di collegamento, questo qui sarà una relazione M a N. Va bene, torniamo indietro e lo mettiamo di nuovo come una figlia, che in questo caso penso che ha più senso. Va bene, adesso torniamo qui dentro e possiamo, se entriamo dentro del nostro prodotto, vediamo che è collegato a articoli. E di nuovo, se lo tolgo il figlio. Ancora non ho. Ecco. Ah, questa era un'altra differenza anche. Quando è un figlio e entri direttamente dal padre, non vedi il collegamento. Questa è una delle piccole differenze che c'è anche tra il padre e il figlio. L'ho dimenticato di dirlo. Mentre se non sono collegati come figlio, lo riesci a vedere così. Ma ok. Allora, vediamo che questa tabella prodotti qua è collegata a fatture e anche collegata a articoli. E in questo modo riusciamo a fare questo collegamento M a N, che è molto importante. Ok, di nuovo lo metto come figlio. Torniamo qui. È sparito. Allora, vorrei fare la costruzione, farò adesso la costruzione di questo stesso modello, così vedete come è fatto. No? Allora, per esempio, se abbiamo qui i nostri prodotti e vogliamo creare di nuovo questa relazione. Vabbè. Siamo dentro di fatture, qui possiamo creare una sottotabella e la nostra tabella la chiameremo prodotti 2. E qui la colleghiamo a articoli e salva modifiche. Allora, qui abbiamo adesso un collegamento, un altro collegamento, M a N, uguale a quello che avevamo prima qui. Se creiamo di nuovo il record, possiamo collegarlo a un articolo e abbiamo che questo articolo fa parte della nostra vendita. Qui possiamo mostrare il nome dell'articolo,
la descrizione, possiamo mostrare anche il prezzo, diciamo il prezzo unitario. E in questo caso che abbiamo creato questa nuova lista di prodotti, vogliamo anche sapere quanti di questi articoli lui ha bisogno. Allora, qui possiamo creare i nostri campi. Allora, qui mettiamo un campo di numero che sarà la quantità e anche un campo di numero che sarà il prezzo. Il prezzo unitario. E qui una formula che sarà la quantità per il prezzo unitario. Okay. Allora, qui abbiamo dentro della nostra tabella intermediaria delle informazioni che sono importanti per la nostra fattura. Allora, per esempio, se abbiamo la quantità che è 5, il prezzo unitario 10 e abbiamo il nostro prezzo totale. Poi, questo soltanto per mostrare come viene creato. Normalmente io faccio così. Quando voglio creare una tabella, una relazione MAN, io creo una sottotabella e di questa sottotabella la collego all'altra tabella che voglio che siano collegate. La differenza... Ok, abbiamo fatto questo, poi lo posso anche cancellare. Ma, ok, tornando qui nella nostra tabella di prodotti, è interessante che una volta che selezioniamo l'articolo, vedi che il prezzo già avviene automaticamente. No? Allora, certamente puoi fare delle automatizzazioni così per poter migliorare il lavoro. E questo è fatto con un dopo l'aggiornamento eseguire il trigger. Sì, allora questa è la relazione MAN, che è realmente molto un tipo di relazione molto importante da essere fatta. Qualche dubbio, qualche domanda in questi casi? Una domanda c'è di Alberto che si ricollega in parte anche al webinar che abbiamo fatto il mese scorso sui report. In pratica ci chiede se è possibile, creando un report, collegare più di una tabella. Quindi quando si va a creare un report ci chiede se è possibile collegare in un documento più di una tabella, così da aggiungere articoli che provengono da più tabelle. Quindi questo ha a che fare sia con la creazione di report che ovviamente con le relazioni tra tabelle. Quindi non so se vuoi rispondere adesso, Maria, o magari più tardi. Va bene, sì, penso che possiamo... rispondere anche questo. Alla fine del nostro webinar di report il mese scorso abbiamo parlato un po' di questo, no? Di come fare un collegamento e stampare le informazioni lì, ma lo possiamo anche fare guardare velocemente qui anche. Ok, va bene, allora continuiamo qui. Allora, abbiamo parlato finora un po' dei modelli di dati. Dei modelli di dati, ok. I collegamenti A e DA. Ricordando che possiamo anche vederlo qui, la direzione delle frecce, no? Allora, il collegamento A è una freccia a destra, allora va da questa tabella al cliente, in questo caso. E il collegamento da è un collegamento che viene dall'altro. Allora,
in questo modello qua abbiamo due esempi, uno che è il cliente, che è un collegamento A, e prodotti che è un collegamento da e anche un figlio. Allora, tutti e due. Abbiamo visto che abbiamo parlato dei collegamenti tra le famiglie, allora uno che è padre e uno che è figlio, e come modificare questo. Se vogliamo che la fattura qui sia un figlio del cliente, basta entrare qui nel nostro collegamento A e cambiare la composizione. Cambiando la composizione abbiamo alcune modifiche, alcune cose diverse. Una, che la fattura entrerà dentro del cliente, e due, che se cancelli il cliente, cancellerai anche la fattura. In alcuni casi vale la pena avere il collegamento tra famiglie, in alcuni casi no. Penso che in questo caso, che dei prodotti, per esempio, i prodotti è una cosa molto... praticamente il prodotto dipende dalla fattura, no? Se non hai fattura, non hai prodotti, no? Allora, dico, non è che non hai prodotti. Hai i tuoi prodotti, hai la tabella di articoli, no? Ma non hai bisogno di quella tabella intermediaria, che è la relazione MAN tra le fatture e gli articoli. Allora, se non hai fattura, non hai bisogno di questi record qua. In questo caso vale la pena mantenerlo come un figlio. Ma con i clienti, in questo caso direi di no, perché poi se cancelli il cliente cancellerai anche le fatture. A volte sono informazioni importanti, no? Vuoi mantenere la fattura là, anche se cancelli il cliente per qualche motivo. Ecco, allora sì, abbiamo parlato della relazione tra padre e figlio, la composizione, la relazione MAN, che è questa qua, dove in questo caso abbiamo una fattura può avere più di un articolo e un articolo può avere più di una, può essere collegato più di una fattura. Adesso parlo un po' della, non direi relazione, ma perché abbiamo anche delle tabelle qua che non sono collegate. No. E qui il nostro prodotti 2, possiamo anche cancellare questo. Okay. Adesso è più bellino. Allora, perché abbiamo qui queste due tabelle che non sono collegate? No. Queste tabelle sono i nostri dashboard, sono delle informazioni che prendono i dati dalle tabelle che abbiamo, dalle tabelle con dati. Queste tabelle sono tabelle di visualizzazione soltanto, per cui non c'è bisogno di un collegamento diretto tra uno e l'altro, no? Per esempio, in questo dashboard, è un dashboard molto semplice, poi se volete guardare più i dashboard sarebbe meglio andare nell'altra tabella, nell'altra base di dati, il gestione magazzino, no? Che abbiamo parlato anche in uno dei nostri webinar, che ha un modello più elaborato di dashboard. Ma in questo caso qua abbiamo questo dashboard dove se facciamo un click in fatture vediamo una vista. Allora in questo caso questo non è un collegamento, non è un figlio. Questo è soltanto una vista. Allora, per creare una vista, veniamo qua in elementi di layout. No? Mettiamo qui vista e qui il codice che prende la informazione di quella tabella. Allora, in questo caso vediamo qui le fatture del 2019. Possiamo anche mettere dei filtri. Mettiamo 2020. Qualche cosa. Sì, allora qui vediamo le fatture del 2020. Possiamo mettere anche dei filtri dentro di queste
fatture, no? E per fare questo abbiamo bisogno di utilizzare questo codice che nella prossima, nel nostro prossimo webinar noi parleremo un po' più in dettaglio di cosa, delle funzioni principali di Linux, che sono questo, select, let e if then, no? Sono quelle che sono più utilizzate normalmente. Ma solo per mostrare qui un po', dentro di questa vista abbiamo selezionato la tabella fatture, allora vogliamo vedere tutti i record di fattura dove l'anno della data della fattura è uguale all'anno che ho scritto lì, 2019 appare 2019, se scrivo 2020 appare 2020. Ecco, allora qui abbiamo selezionato questi dati e va bene, e li vediamo tutti qua. Se invece vogliamo vedere i clienti, creiamo una nuova vista, mettiamo un nome, clienti, e formula sarà select clienti. E qui riusciamo a vedere tutti i nostri clienti che sono dentro della tabella clienti. Di nuovo, non c'è nessun collegamento, tanto che se entri nel data model vedi che non è collegato a niente, no? Ma riesci a fare questo tipo di visualizzazione dei dati con queste tabelle, queste view, queste viste di tabelle. Se vedi qui, per esempio, se sei dentro di una tabella e non sai se quella è una vista o una relazione, può succedere. Vediamo che qui è una vista, no? Fai un click qua e vedi vista. E se invece entri qui dentro di fatture e fai un click dentro di questa tabella qua, che potrebbe essere una vista, vedi che non è una vista. Questo è realmente un riferimento da fatture a prodotti. E mentre questo qua è un riferimento da fatture a clienti. Allora, è sbagliato questo, da fatture a cliente, da fatture a prodotti, dovrebbe, c'è qualcosa di strano, ma va bene. Ok, ma dico, riesci a vedere, questa sarebbe la differenza tra una vista e un collegamento. Per esempio, potresti anche scegliere di non vedere questa, non vuoi vedere questa tabella qua, vuoi vedere soltanto la vista, perché la differenza anche tra una vista e una relazione è che qui puoi creare nuovi record, no? Hai questa icona qua, che questo pulsante crea record, mentre se io metto qui una vista dove vedo soltanto i prodotti collegati a questa fattura, come lo farò qui. Questo devo fare let this is sarà this, no? Questa fattura, e select prodotti where fatture è uguale a t. Vedi che adesso abbiamo le stesse informazioni qua tra una e l'altra. Sono le stesse informazioni, però questo è proprio il riferimento tra uno e l'altro, e questa è la vista. E puoi anche inserire qui l'articolo, l'immagine, puoi fare la stessa visualizzazione che hai qui sopra, in descrizione. Ma c'è questa piccola differenza, che dentro del riferimento hai il pulsante crea record e nella vista non hai questo pulsante, allora potresti anche inserire un pulsante che crea il record. No. Penso che abbiamo anche questo dentro del gestione magazzino. Ma è la stessa cosa con questa tabella annuale, che
In verità qui è soltanto diciamo un report, no? Di tutti i dati che ci sono delle vendite. Allora, qui abbiamo per l'anno 2020, a gennaio, cosa è stato comprato in gennaio? Allora, di nuovo, prendiamo qui, facciamo una somma che seleziona le fatture che hanno, in quella data della fattura, l'anno della data della fattura è uguale a quest'anno, che è dentro di questo record, e prendiamo il prezzo totale e facciamo la somma di questo. Allora sappiamo qui che a gennaio sono state 138 euro, e negli altri mesi sono questi altri valori. E di nuovo non hai bisogno di un collegamento per fare questo tipo di analisi. Puoi semplicemente inserire qui la informazione che vuoi, in questo caso 2020, e avrai il valore qua. Se io voglio cambiare, mettere 2021, il calcolo sarà diverso. Ma in questo caso, siccome vogliamo vedere di tutte le informazioni, di tutti gli anni, allora abbiamo creato questa tabella annuale che ci dà il valore per ogni mese e per ogni anno. E di nuovo non ha bisogno di essere collegato con nessuna tabella. Ed è questo allora abbiamo ancora alcuni minuti, Andrea? Sì, esatto. Ci sono appunto alcune domande. Innanzitutto volevo sottolineare una cosa di cui parlavamo prima e di cui scrive anche Roberto. Vedo qui, sì, esatto, che sottolinea appunto quanto è importante per quanto riguarda l'integrità dei dati, stare attenti alla cancellazione dei record, perché appunto se c'è una composizione attiva, come dicevamo, tra clienti e fatture, si rischia di cancellare anche dei dati in maniera non voluta. Quindi, facendo un esempio, se ad esempio un cliente diventa non più rilevante per la vostra azienda, anziché cancellare il record, sarebbe più opportuno eventualmente modificare lo stato, ad esempio avere un campo stato con attivo e inattivo ed eventualmente spostarlo su inattivo quando non diventa più rilevante, evitando la cancellazione del record. Quindi questa è appunto una Sì. sottolineatura di cui parlavamo anche con Roberto nella sezione Q&A. Poi, sì, allora la domanda di Alberto avevamo già risposto parzialmente riguardo la collegare più Allora, di una tabella. la domanda di Alberto è anche che sarebbe per stampare o no? Sì, esatto, sarebbe poi servirebbe poi da stampare, presumo, per la creazione di un report. Quindi nel report Alberto vorrebbe aggiungere articoli da più tabelle. Articoli da più tabelle. Allora, sì, ah, ho capito, va bene. Sì, penso che non abbiamo molto tempo, ma in questo caso, per esempio, abbiamo qui dentro di questa fattura abbiamo i prodotti, no? Abbiamo i nostri prodotti che in questo caso sono collegati a articoli. Ma diciamo che abbiamo anche un'altra tabella di articoli, che può essere, diciamo, articoli 2. Avrai un'altra tabella, ma in questo caso lo mettiamo così. E qui abbiamo, vediamo questo qua, Poi, dentro di questa della tabella, allora, vedi che questo qua è collegato all'articolo e questo qua è collegato a articoli 2, no? Allora sono collegati a tabelle diverse, diciamo. Possiamo mostrare i dati qui. Allora, possiamo mostrare qui articoli, no? La descrizione, vedi che questo qua non c'è. E articoli 2, la descrizione qui.
Ma se lo vogliamo inserire soltanto in una colonna, allora per fare questo dobbiamo utilizzare il se. Allora, che forse possiamo parlare di questo nel prossimo webinar, ma per esempio possiamo dire così: if articoli descrizione, then articoli descrizione. Else if articoli, anzi, se c'è qualche cosa in articoli, articoli descrizione. Else if c'è se c'è qualche cosa in articoli 2, then articoli descrizione 2. E così lo vedremo qui dentro, vedi? È la stessa cosa nei report. Allora, nel report riesce a stampare in una sola colonna dati di diverse tabelle, ma per fare questo devi essere sicuro, dico, in questo caso hai un prodotto che viene da articoli 2, in questo quello che viene da articoli. Allora non potrai dentro dello stesso prodotto avere tutti e due, penso, non so se ha molto senso. Ma utilizzando il if then else, no? Puoi stampare dati di diverse colonne dentro di una stessa, di diverse tabelle dentro di una stessa colonna. Non so se era, penso che era qualche cosa. Sì, penso di sì. Poi Alberto ci scrive anche che sì, è un approccio interessante, si riferiva appunto al collegamento. Non al report, ad esempio, sì. L'invio di una fattura tramite mail. Quindi sì, possiamo poi eventualmente approfondire, come dicevi tu, la questione nel prossimo webinar del mese prossimo, in cui parleremo più nello specifico della programmazione, sì, all'interno di Linux. Introdurremo alcuni comandi base. Esatto. E questo è un caso interessante anche, possiamo vederlo. Ok? Esatto. La prossima domanda, per il momento ce ne sono due, abbiamo pochi minuti rimasti. Carmelo ci chiede: in una relazione molti a molti, cosa succede in fase di importazione massiva dei dati da CSV? Ad esempio, tabella madre azienda e sottotabella dipendenti. Importo un CSV massivo con tutte le aziende e poi successivamente un CSV con i dipendenti. Come faccio a determinare la relazione? Ecco, interessante. Questa cosa significa? Questo, per importare una relazione, una tabella che è relazionata a due tabelle, che è una many to many, no? Vediamo qui la nostra tabella prodotti, che è la nostra tabella intermediaria. E se vogliamo importarla qui, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere. Allora, questa è la nostra tabella intermediaria. Qui abbiamo la quantità, il prezzo unitario e il prezzo totale. Ok, va bene. Però abbiamo anche, possiamo mostrare la colonna dell'articolo, in questo caso articolo 1. Ah, no. Non voglio mostrare, potrei anche mostrare la descrizione, ma non voglio mostrare la descrizione, perché per importare è meglio utilizzare un numero proprio, no? Che sarebbe l'ID. Allora, qui vogliamo mettere l'ID, questo è l'ID dell'articolo, sì, allora chiamiamolo ID articolo e ID della fattura. ID fattura. Vedi? Allora, qui in questa tabella riusciamo a vedere che ogni riga di questa è collegata a una fattura e un articolo. Poi abbiamo i campi che sono proprio suoi, che sono la quantità, il prezzo, che non sono collegate a niente, sono proprio informazione di questa tabella. Ma abbiamo la fattura e l'articolo. Allora, se facciamo la importazione e riconosciamo qual è il numero di identificazione tra uno e l'altro, possiamo collegarlo. Allora, per esempio, se faccio velocemente esporto qui questo CSV, posso reimportarlo.
importo questo. Prodotti. Prossimo. E vedo qui, vedi? Avrò l'ID della fattura, l'ID dell'articolo e posso collegarlo così. ID e ID. Il prezzo totale, che in verità non c'è, perché il prezzo totale è una formula, allora non sarà calcolato di qualsiasi modo. Se faccio prossimo, vedo che la fattura e l'articolo sono, hanno anche i numeri, sono collegati. Se l'importo, certo che questo è tutto ripetuto, allora non so nemmeno quale l'ho fatto, creato il, qual è stato creato oggi, vediamo. Ecco, tutti questi qua sono stati creati oggi e sono collegati a una fattura e a un articolo. Allora, vedi, se hai l'ID, se hai l'identificatore, puoi inserire anche una tabella intermediaria, che sarebbe la tabella di MAN. Spero che sia chiaro. Sì, direi di sì, può essere sicuramente una soluzione. Spero che anche Carmelo sia soddisfatto. Nel caso ci puoi sempre scrivere a supporto@linux.com se hai bisogno di più informazioni o maggiori dettagli riguardanti codici da utilizzare o quant'altro. Ecco, ci è scritto ora che è tutto chiaro. Perfetto. Grazie. L'ultimissima domanda invece di Corrado ci chiede se è possibile stampare una vista. Ecco, per stampare una vista, dai un'occhiata nell'ultimo webinar. Parlerò velocemente qui, che puoi stampare la vista qui, hai questa vista aperta, la puoi stampare come un PDF. No? Allora avrai questa vista. E se entri qui dentro del gestione magazzino, c'è, di cui abbiamo parlato nell'ultima volta, l'ultimo webinar, c'è anche un report qua che stampa una vista degli articoli. Allora, per fare questo, c'è una relazione. Abbiamo parlato velocemente di questo, ma qui vedi che c'è un collegamento da articoli. Abbiamo bisogno di questo collegamento per poter stampare i dati. Una vista soltanto non servirebbe. Ma qui, articoli, per esempio, li puoi stampare. Dov'è? Perché non lo. Potresti stampare gli articoli come un PDF così, ma non è molto, diciamo, non è molto carino, non ci sono le immagini. E il nostro workaround sarebbe utilizzare questa tabella report che ha un collegamento da articoli, no? E riesci a stampare gli articoli direttamente qua della maniera che vuoi. Così. Ma sì, se puoi dare un'occhiata anche nel nostro ultimo webinar, che può essere più chiaro. Nel frattempo stavo dicendo che vedeva in particolare per la fatturazione elettronica, ovviamente in Italia richiesto la fatturazione elettronica con il formato XML, mentre Minox permette la creazione di fatture solamente in formato PDF, quindi sto adesso mandando i contatti di alcuni dei nostri partner che so che hanno già sviluppato delle soluzioni tramite API per creare con pochi clic, trasformare le fatture da PDF in XML. Quindi adesso sto inserendo i contatti che adesso sono disponibili anche nella sezione Q&A per tutti. Ottimo. Quindi sì, avendo detto ciò, penso che abbiamo risolto sì, tutte quante le domande, sia quella di Corrado, tutte quante, e direi che sì, il tempo è giunto
al termine. Di conseguenza, non resta che ricordarvi del nostro prossimo appuntamento del mese prossimo. Sarà verso fine giugno, in particolarmente sarà il 23, posso già anticiparvelo. In ogni caso, nei prossimi giorni, entro fine settimana, riceverete tutti quanti una newsletter con il link alla registrazione di oggi e per registrarsi ovviamente anche al nostro prossimo webinar di giugno. E come dicevamo, nel prossimo webinar faremo una breve introduzione alla programmazione in Linux, parleremo dei comandi più utilizzati, facendo degli esempi pratici e rispondendo a tutte quante le vostre domande, come al solito. Quindi vi ringrazio ancora per la Certo. partecipazione, grazie a te Maria Grazie, per la grazie a tutti. presentazione e Grazie nulla, a voi. Ci resta che vederci al prossimo webinar e come al solito se avete ulteriori domande, qualsiasi cosa potete scriverci o chiamarci in qualsiasi momento. Ottimo. Grazie, grazie a tutti, buona serata. Buona serata a tutti, alla Alla prossima. prossima.